pensione, una brevissima invenzione di uno dei brani più celebri della nostra tradizione popolare, un brano proprio del Monferrato, che è la Monferrina, un classico brano della Monferrina. E allora chiamiamo una mondina, cioè non è una mondina, ma io lo chiamo la mondina perché l'elaborazione di Pietro Piotti attiene proprio a una zona del Vercellese, lui si è ispirato a delle reminiscenze musicali di quella zona, e quindi questa ragazza molto graziosa e molto brava, io la chiamo la mia mondina personale. Si chiama Cecilia De Lazzaro e viene da Torino, no? Perché il bello è questo, che noi suoniamo benissimo, me ne sono accorto stasera, bisognerà trovare modo di fare altri concerti. Ma siamo in due di Alessandria, uno viene da Torino, l'altro viene da Biella, l'altro viene da Montana, l'altro viene da... Questo andrà in America. Chi mi mandi il composto? E poi verrà anche a dare man forte a questo arrangiamento che conclude questo pomeriggio musicale, il sex tenore di Gloria Passoni. Io ho avuto il piacere di sentire anche in un'altra occasione, perché il maestro di Gloria Passoni, che è Claudio Lugo, ha fatto una rivisitazione di un mio brano che avevo fatto per Quartetto d'Archi, un tango, e lui l'ha fatto per sassofoni. In queste edizioni Gloria Passoni suona. Devo ringraziare da ultimo il maestro di questi ragazzi, che è Enrico Fazio, che è il maestro di jazz. Adesso deve parlare lui, perché il responsabile di questo brano è lui. Ma Pietro Pugliotti. Io non voglio dilungarmi troppo con le parole, semplicemente ringraziare il mondino della serata, che sarà Gianni. Quindi un applauso a Gianni Bocca. Questo brano interpreterà proprio il ruolo del mondino, con grande soddisfazione. Qui siamo nella musica contemporanea, attenzione, free jazz ma anche musica contemporanea, perché è giusto, la loro generazione è giusta. Io sono rimasto l'ultimo dei romantici.